Buonasera a tutti, siamo tornati con il secondo appuntamento del Festival della Cultura Russa 2020 online. Siamo alla seconda giornata e al secondo intervento e c'è con noi Guido Carpi, che saluto. Buonasera Guido, professore ordinario di letteratura russa all'Università dell'Orientale di Napoli, che oggi fa un intervento su Lenin e in concomitanza anche dell'uscita di un saggio. Adesso poi nel corso della presentazione della conferenza vi mostrerò anche la copertina, un saggio che uscirà per stilo editrice. E a questo punto, visto che Guido ha partecipato a molti dei nostri eventi e ci ha sempre portato grande entusiasmo e anche grande partecipazione da parte di tanti appassionati che in questo momento si stanno chiaramente connettendo e sta aumentando e sta salendo il numero, io do la parola a Guido per iniziare. Grazie e buonasera. Prego, Guido. Ma intanto grazie all'amico Leonardo che mi invita per la seconda volta. Ahimè, probabilmente sono io che porto, come si suol dire in francese, un po' sfiga, perché la prima volta poi finimmo, fu la prima, diciamo, conferenza, mi ricordo ancora nei tempi più bui del lockdown, fra un po'. Qualcuno dice che ci ritorneremo, speriamo invece con Lenin di portare fortuna, anche se per qualcuno questo sembrerà un po' difficile. E niente, come hai già detto tu, sta per uscire il primo volume di una biografia di Lenin a cui sto lavorando da un po' per stilo editrice che ha una collana dedicata a temi russi, sia di letteratura che di cultura. Fu un'idea che venne a me e all'amico e collega Marco Caratozzolo già un bel po' di tempo fa. Caratozzolo aveva appena pubblicato le memorie di Gorky su il saggio memorialistico di Gorky su Lenin, e parlandoci venne in mente di fare questa cosa. Tra l'altro, io il libro esce il 9, spero fortemente di poter andare a Bari. Proprio il 9 novembre, sarebbe stato meglio farlo uscire il 7 novembre, chiaramente, però le case editrici chiaramente hanno i loro tempi, anche per dare un po' un segnale, primo per risarcire un po' gli amici di Stilo e Marco Caratozzolo per il loro festival sulla cultura russa, che quest'anno non si potrà tenere, anche per dare un segnale, per far vedere che la cultura comunque In resiste e che. realtà, Guido, perdonami se ti interrompo, Dimmi. però diciamo, all'ultimo hanno deciso di svolgerlo online, il festival quindi Pagine di Russia si terrà e noi faremo anche un po' da supporto a livello media perché abbiamo fatto un po' un accordo anche Ah, con Stile Editrice, mi fa quindi piacere, daremo sì. una mano anche noi. Avevo capito diversamente, comunque naturalmente mi fa piacere, No, ma è cambiato il programma in corsa, avevi capito ah, benissimo, benissimo. però poi in coda c'è stato Anzi, questo problema. sono contento di poter anche dare l'annuncio in questa occasione. Spero di poterci andare comunque per fare una chiacchierata sul libro insieme a Marco Caratozzolo, in presenza, per far anche vedere che ci siamo un po' tutti stufati di queste iniziative in absenza, insomma. Comunque. Certo, salutiamo Marco che nel frattempo è collegato, quindi un caro saluto a Marco Caratozzolo e a tutte le Anche da persone. parte mia, naturalmente. Perché una biografia di Lenin? Io, tra l'altro, da parte mia, che di formazione non sono uno storico professionale, sono uno storico della letteratura, è stato un lento scivolamento mio dai lidi della storia, della teoria della letteratura, verso argomenti di carattere più storici. D'altra parte, io ho sempre trattato molto la letteratura inserita nel contesto storico, anche quando studiavo Dostoevskij, il contesto politico. Poi col libro del 2017 sulla rivoluzione d'ottobre ho proprio un po' virato su queste cose. Magari poi tornerò anche alla letteratura, ma avevo voglia proprio di scrivere questa biografia di Lenin, perché è un po' di tempo che mi sono posto un po' questo principio: scrivere solo quei libri che avrei voluto leggere anch'io.
quei libri che avrei voluto leggere anch'io. Cominciai così dalla storia della letteratura, più o meno. Il problema è che oggi una biografia di Lenin, aggiornata in lingua italiana, non è, disponibile. E io, avendo comunque nel corso del tempo letto molto su di lui, naturalmente ho dovuto anche approfondire le conoscenze, mi ci sono voluto buttare. Lenin è una brutta bestia. Il primo volume, lo dico subito, arriva fino al secondo congresso del partito incluso e alle scissioni, agli attriti che seguirono subito dopo con la divisione fra bolscevichi e menscevichi. E quindi immediatamente prima della rivoluzione del 1900, del 1905, a essa e poi al periodo e al degli anni tardi anni 0, inizio anni 10 e al periodo bellico sarà dedicato il secondo volume, che in realtà sto terminando ora. Naturalmente le case editrici hanno tempi, giustamente, che, abbastanza lunghi poi nella cura dei libri, una cura che chi non ci si è mai messo non immagina quanto lunga sia, sia da parte dell'autore che da parte dell'editore. Quindi il primo volume esce ora, il secondo sarà, sto per finire la primissima versione, sulla quale poi bisognerà lavorare ancora molto. Perché Lenin, credo che non sia necessario sottolineare la centralità di questa figura nella storia del Novecento e la difficoltà a parlarne in termini oggettivi, in termini non dico privi di un proprio punto di vista. Io, tra l'altro, le mie idee in merito sono anche abbastanza note. Io, tra gli slavisti italiani, sono sicuramente fra quelli più inclini a recuperare e a valutare positivamente tutta una serie di momenti della storia russa, sovietica del Novecento, presupposto fondamentale. Poi, per poter invece svolgere una critica approfondita fino in fondo proprio ad alcuni altri momenti, il cui carattere tragico non può sfuggire, a nessuno. Lenin è un po' una sorta di minotauro al centro del labirinto, attraverso cui si svolge la storia russa, tra l'altro non solo del Novecento, perché alla nascita di questa figura Lenin ci mette del suo, con il suo carattere, con le sue esperienze di vita, che nella biografia vengono trattate, ma l'origine della sua biografia intellettuale arriva alla fine di tutta una serie di cicli storici, alcuni di carattere molto lungo, quasi processi di lunghissima durata, ossia uno Stato russo edificato su un corpo socio-economico molto più arretrato rispetto ai vicini occidentali, un rapporto fra Stato e società civile, tessuto urbano da una parte e grande mare contadino dall'altra, sempre labile, condizionato da forme di dominio molto arcaiche, uno Stato difficilmente riformabile, condannato a rimanere sempre indietro rispetto all'Occidente, che può essere riformato solo con grandi balzi in avanti, spesso di carattere catastrofico. Pensiamo per esempio alla figura di Pietro il Grande. Ci sono poi, e Lenin si pone come figura chiave di una radicale forma di tentativo di modernizzazione di questo Stato, che viene a coincidere anche con un tentativo di rovesciamento dell'intero impianto sociale, economico, dell'intera gerarchia sociale di questo paese, con la messa in primo piano di una nuova classe dirigente proveniente da strati che in Russia, sociali che in Russia erano sempre stati oppressi e privati di voce.
Sono poi processi di durata media, per esempio tutto ciò che inizia con la liberazione dei Servi nel 1861, che è una riforma importantissima sul piano simbolico, ma che non risolve nessuno dei problemi agrari e di sviluppo che la Russia aveva. Quindi uno sviluppo intellettuale, quello del giovane Lenin, che avviene nel periodo in cui si cerca in qualche modo di capire come uscire dalle contraddizioni create da quella riforma della servitù della gleba avvenuta in forma comunque di compromesso e dove tra l'altro forme ancora arcaiche di agricoltura si legano con forme brutali di protocapitalismo commerciale potentemente predatorie e Lenin, per esempio, fin da subito si pone come al termine di un ciclo di lotte, anche di riflessioni politiche, di dibattiti e di lotte anche politiche concrete molto forti, il grande ciclo del populismo russo, a cui suo fratello paga un tributo di sangue, uno degli ultimi rappresentanti della tradizione della Narodnaya Volia, del terrorismo populista, quindi di questi populisti che volevano fare della Russia un modello eccezionalistico di sviluppo, quindi non passare attraverso il capitalismo industriale, fare dei contadini con le loro tradizioni comunitarie, il perno della rivoluzione russa. Lenin rifiuterà tutto questo, sarà uno dei critici, dei fustigatori più accaniti di quest'idea eccezionalista della Russia. Da subito abbraccerà il marxismo, ma prenderà dalla tradizione populista un intero arsenale di strumenti, per esempio l'idea giacobina, gruppettara, blanchista del piccolo gruppo di rivoluzionari, di congiurati, l'idea della presa del potere da parte di un gruppo inizialmente piccolo come modo per far leva sulle trasformazioni sociali da una parte questo, e dall'altro l'interesse, per esempio, per i grandi movimenti di massa, per la capacità di cavalcare i movimenti di massa in cui essi si generano spontaneamente. Questo naturalmente è la tradizione che viene da Bakunin, viene dall'anarchismo, tutte tradizioni con cui Lenin ebbe sempre un rapporto molto duplice. Il nostro storico della rivoluzione russa, Ettore Cinnella, uno dei miei maestri, per quanto politicamente la pensiamo all'opposto, è stato uno di coloro che giustamente ha posto per primo l'accento su questo patrimonio, anche visto in modo critico, che viene dal populismo, populismo che per chi non fa questi studi di mestiere sottolineo non avere niente in comune col populismo inteso come, tipo, per dirla così, per una boutade di 5 stelle, populismo che è la traduzione di narodnicestvo, ossia servizio nei confronti del popolo, una grande stagione di lotte. Che si stava concludendo, Lenin ne partecipa all'inizio del nuovo ciclo, coniugando il marxismo, che viene dall'Occidente, naturalmente, viene dalla tradizione della Seconda Internazionale, lo coniuga in modo estremamente, originale. Originale, però non tanto, non si saprebbe neanche come definire originale o meno nei confronti dello stesso Marx, perché in realtà Marx ed Engels sono stati tante cose nel corso della loro epopea intellettuale e politica, ma ecco, Lenin si pone ben presto in posizione abbastanza atipica rispetto a quello che era diventato un po' il canone imperante ai tempi della Seconda Internazionale, quindi fine 800, inizio 900, questo gradualismo molto influenzato tra l'altro dalla cultura positivistica, quindi anche da Darwin, l'idea che al socialismo si arriverà in modo ineluttabile perché ad esso portano le forze oggettive della storia. Tra l'altro, coloro che, per esempio, l'ultimo Engels e in modo più semplificato alcuni suoi seguaci tedeschi coniarono questo canone, si ponevano anche degli obiettivi molto intelligenti per l'epoca. Per esempio,
questo sposare alcuni aspetti del positivismo aiutava a entrare nelle università tedesche, dove il positivismo imperava all'epoca. E poi era l'idea della predestinazione, di questo cammino ineluttabile, faceva massa su masse operaie tedesche di cultura protestante, quindi condizionate dall'idea della predestinazione dei giusti. Ma non è un caso che i più importanti teorici e pratici anche, che saranno destinati a mettere in crisi la seconda internazionale, soprattutto poi nel periodo della prima guerra mondiale, sto parlando di Lenin, di Rosa Luxemburg e Lev Trotsky, vengono tutti dall'impero russo, da un ambiente politico completamente diverso. La Luxemburg poi sarà una grande dirigente del partito tedesco, ma avrà sempre questa doppia qualificazione. Per loro è importante il momento della volontà, il momento politico, dell'aggregazione, del salto, dell'accelerazione della storia. L'accelerazione, fare forza su determinati momenti critici e tentare di coagulare intorno a una classe operaia ancora debole sostanzialmente, spezzoni più ampi di società, fare egemonia, come avrebbe detto Gramsci, per forzare in avanti percorsi che in realtà tanto lineari e tanto ineluttabili a loro non sembravano, di cui tra l'altro quella che sarà secondo me la grande intuizione di Lenin che lo distingue da quello che era. Tutto e qui ci metto anche sicuramente la Rosa Luxemburg, cioè dirigente della socialdemocrazia tedesca. Lenin sarà uno dei primi ad avere l'intuizione che non è affatto detto che il mondo è, come si può dire, il mondo è diventato un multiverso, è diventato un mondo a dinamiche, a percorsi diversi, non collimanti, magari complementari, ma tra loro diversi, ossia che non è che ciò che succede in Germania è il prototipo di ciò che dovrà succedere poi in aree sempre più periferiche, per esempio nella periferia europea come l'impero russo, e poi arrivare sempre più lontano, propagarsi come un'onda che semplicemente un cammino dalle tenebre alla luce del socialismo che inizia da un centro e poi si propaga in forme simili verso la periferia. Ogni periferia avrà il suo modo di vivere l'esperienza rivoluzionaria, la rivoluzione proletaria. Tra l'altro, Lenin, quell'analisi grosso modo poi è stata molto produttiva nel Novecento su molti elementi, chiaramente poi cose sono svolte molto diversamente da come pensava lui. L'idea che il proletariato vero e proprio dovesse fare la rivoluzione nel centro, dell'Occidente e in paesi più, periferici la rivoluzione avrebbe dovuto essere nazionale a nome delle nazionalità oppresse, per esempio dell'impero russo, e nelle aree della periferia coloniale avrebbe dovuto addirittura non passare per la rivoluzione borghese, in qualche modo immunizzare dalla rivoluzione borghese e portare direttamente a cose diverse. Tutte queste rivoluzioni policentriche in questo multiverso avrebbero dovuto in qualche modo armonizzarsi. È una visione molto suggestiva. Tra l'altro, Lenin noi lo vediamo come un politico molto pratico, con lo suo berrettino, no, che arringa le folle nel 1917, ed è stato certamente un pratico. Notiamo che lui è anche un grande, potremmo dire oggi, un grande storyteller. Lui, per esempio, nel compilare le proprie generalità nelle anchieti, nei moduli, sia prima che dopo la rivoluzione, dove c'era da dare conto della propria professione, lui scriveva letterato, da notare come, per esempio, anche Gramsci, nelle stesse condizioni, scrivesse di se stesso un giornalista. Un giornalista, perché un letterato? Un letterato, literator, in russo è una
una sorta di, un altro modo per dire intelligente, membro dell'intelligenza. Un letterato è più che uno scrittore in senso proprio. Pensiamo nella Russia della seconda metà dell'Ottocento e d'inizio Novecento, non c'è un libero dibattito su temi economici, sociali, politici. Esso è impossibile o fortemente limitato. Quindi il letterato è colui che in un certo senso identifica, analizza e interpreta i processi evolutivi del paese in un diapason che può andare dallo scrittore di fiction vero e proprio a qualcosa che non ha nulla a che fare con la fiction vera e propria. Pensiamo, per chi conosce un po' la letteratura russa dell'Ottocento, pensiamo per esempio al Che fare, al romanzo Che fare di Nikolaj Chernyshevskij, che è stata una delle scuole politiche dei populisti russi. O pensiamo alla grande epopea autobiografica di Alexander Herzen, Passato e pensieri, che è stato narratore, pubblicista, sociologo, attivista, organizzatore nell'emigrazione di periodici politici, una sorta di prototipo per coloro che, come Lenin, poi tenteranno di agire a tutto tondo nello stesso modo. Ed è stato l'inventore di una forma narrativa storico-epico-autobiografica che poi condizionerà la letteratura russa praticamente fino all'arcipelago Gulag di Solženicyn. È proprio una forma che nasce, molto originale, che nasce con Herzen, ma possiamo fare anche l'esempio di Dostoevskij, che scrive romanzi di grande attualità e che sarà pubblicista, col diario di uno scrittore, inventerà una forma dove c'è uno osmosi totale fra produzione letteraria, cronaca, in una pubblicistica che alla fine travalica in predicazione messianica, in proselitismo, una predicazione, un proselitismo che troviamo anche in Tolstoi, nel tardo Tolstoi. Vedete che quella del letterato in Russia è una figura molto, dalle maglie molto dilatate. Naturalmente Lenin è un letterato senza fiction, ma nella sua formazione ha avuto una grande importanza figure che vengono dalla letteratura, per esempio. Prima di tutto il Che fare di Chernyshevskij, ma anche i già citati Herzen, Tolstoj, Gorky, il Gogol di Taras Bulba, per esempio, da cui viene il termine tavarišstvo, lo spirito cameratesco, lo spirito del tavarish. Naturalmente non se lo inventa il compagno, noi traduciamo tavarish. Tavarish non l'ha inventato Gogol né Taras Bulba, che è un cosacco dell'omonimo romanzo. Tavarish in realtà era un termine che veniva dai mercanti e viene in letteratura per una delle prime volte usata nella traduzione di Gnedic dell'Iliade di Omero, dell'Iliade. Dove a chiamare se stesso Tavarish di Achille è Patroclo. Patroclo definisce se io ho avuto l'onore di essere il tuo Tavarish. Tavarish, che è la traduzione del termine che Omero usa per indicare lo scudiero dell'auriga, naturalmente con i rapporti anche di tipo omoaffettivo che nella cultura espressa da Omero questo implicava. Vedete, si passa da Omero a Achille, Taras Bulba di Gogol, al Tavarišstvo, che è uno degli elementi chiave del Che fare di Lenin, dell'opuscolo Che fare, naturalmente il titolo è ispirato a Chertyshevskij, di Lenin, dove questa idea dell'istinto al cameratismo è uno dei cementi di questi rivoluzionari di professione che lui vuole creare. Alla figura del letterato si riferisce anche alla percezione che Lenin ha sempre molto forte che le contraddizioni in cui la Russia si è avviluppata nel suo cammino storico siano risolvibili tramite una cesura drastica che non sarà solo sociopolitica, ma sarà anche antropologica. E anche qui troviamo un'evidente sintonia con visioni della storia, della politica, della spiritualità russa molto diverse, che sono quelle di un Gogol, di un Tolstoj, di un Dostoevskij, una rivoluzione antropologica. Naturalmente, Lenin vede in modo del tutto diverso. Abbiamo poi, per esempio, l'osmosi fra parola scritta e un attivismo concreto.
che in questo caso appartiene naturalmente tutta alla sfera del politico e alle pratiche organizzative. E poi abbiamo, non da ultimo, il carattere performativo, teatrale, a tratti quasi istrionico del suo stile espositivo, del suo stile letterario e della sua, e delle sue argomentazioni. Molte delle sue opere che io cerco di riassumere nella mia biografia, anche sottolineandole l'aspetto a volte anche fortemente narrativo. Per esempio, c'è questo affresco epico nel primo suo peso massimo, che è lo studio e lo sviluppo del capitalismo in Russia. Non vi dico che dovete leggerlo perché sono centinaia di pagine, ma ne faccio un sunto io nella mia biografia. È una sorta di affresco epico di tutte le trasformazioni socio-economiche che la campagna russa sta subendo, dei destini che i soggetti che vi sono coinvolti stanno attraversando. Poi abbiamo, come già citato, questo focus antropologico su questi uomini nuovi o rivoluzionari di professioni che abbiamo, e questo appello istintivo, quasi mistico, al cameratismo che vediamo nel Che fare. O abbiamo per esempio la pantomima, che sembra uno di quei film un po' anni 10, anni 20, i film muti delle torte in faccia, di un passo avanti e due indietro, dove c'è un umorismo a volte anche abbastanza greve contro i suoi avversari di partito. Poi ci sono naturalmente dei momenti molto solenni, sapienziali, proprio di materialismo ed empiriocriticismo. E non da ultimo le visioni, fino alle visioni apocalittiche, profetiche, dei libri che sanciscono la volontà di distruggere la civiltà borghese alle sue fondamenta, di distruggere lo Stato borghese e la sua civiltà, il tipo di economia, attraverso quell'esperienza della Prima Guerra Mondiale che è appena iniziata. Sono naturalmente i due libelli, l'imperialismo, fase suprema del capitalismo, e Stato e rivoluzione. È difficile lavorare con Lenin perché i materiali sono tantissimi. C'è l'opera completa in russo, per fortuna tutta online, che in casa non saprei veramente dove tenerla. Online sono anche tutti i Leninski e Sborniki, che sono decine, con tutte le new entries, diciamo, che fin dagli anni 20, carteggi, documenti, non tutto poi finisce nel le opere complete, soprattutto delle introduzioni a queste miscellane leniniste, quelle degli anni 20, curate da persone che poi Stalin reprimerà, non so, si devono leggere nell'edizione originale. Quindi bisogna scirupparsi decine e decine e decine di volumi. Ci sono poi le cose pubblicate solo dopo la fine dell'Unione Sovietica, quindi documenti leniniani che non era stato possibile pubblicare ai tempi dell'URSS. Non sono tantissimi, in realtà, non sono tantissimi, soprattutto per quanto riguarda il periodo pre-rivoluzionario, però qualcosa c'è ed è giusto naturalmente darne conto. C'è poi la unica al mondo edizione completa delle opere in lingua italiana, curata dalle edizioni Rinascita, Temporibus Illis, e che io invece possiedo in forma cartacea, ce l'ho tutta dietro, bella allineata. Naturalmente, se si lavora per un lettore italiano, cosa bisogna fare? Bisogna leggere le cose in russo, poi andare a controllare l'edizione italiana. E non è così semplice, perché l'edizione italiana è fatta sulla versione precedente, sulla quarta edizione delle opere russe. Quella che usiamo noi oggi, russa, è la quinta, con molta roba in più rispetto alla quarta fatta in periodo staliniano. Quindi controllare se la cosa c'è, come è stata tradotta, se è stata tradotta decentemente, perché a volte poi queste traduzioni, naturalmente questi traduttori degli anni 60 lavoravano su un materiale molto ampio, alcuni termini sono tradotti in modo insoddisfacente, alcuni brani sono tagliati, a volte anche per pura pruderie. Per esempio, Lenin spesso nei documenti che lui scriveva per se stesso o nella corrispondenza usa le parolacce. E fa parte del suo stile. Quando si arrabbiava era uno molto fumino, quando si arrabbiava scriveva cose anche, insomma, abbastanza
sgradevoli all'orecchio, ma lui non pensava che sarebbero mai state lette da un pubblico vasto, solo che naturalmente riproducono la sua personalità. Moltissimi materiali non sono entrati nelle opere italiane, perché anche per motivi di spazio. Noi in italiano abbiamo un testo chiave fondamentale del leninismo, che è Stato e Rivoluzione. Noi lo abbiamo in italiano, chiaramente nelle opere complete, è stato edito anche in molte altre opere, ma non abbiamo in italiano, o meglio, abbiamo tra una traduzione che non fa parte delle opere complete, ma diciamo un po' spuria, di tutti i quaderni sull'imperialismo che Lenin, tra l'altro, Stato e Rivoluzione non farebbe neanche parte del mio secondo volume, perché esce già durante la rivoluzione, viene scritto durante la rivoluzione, dopo la rivoluzione di febbraio, e io arrivo alla rivoluzione di febbraio, ma tutti i quaderni sull'imperialismo da lui vergati nel gennaio e febbraio del 17 sono al di qua della rivoluzione di febbraio, sono una cerniera fra le polemiche che lui fa con la Luxemburg, con Karl Rade, Ci siamo persi un po' il video ah, e l'audio. siamo tornati adesso? Siamo tornati, siamo alle critiche, che lui aveva fatto alla Rosa Luxemburg. Benissimo, nel senso, se noi leggiamo oggi Stato e Rivoluzione, lo prendiamo come prodotto finito e come nuovo inizio per un qualcosa che di lì a pochi mesi si concretizzerà nella rivoluzione d'ottobre. In realtà, Stato e Rivoluzione è l'ultima concrezione, è un po' il succo spremuto di una serie di quaderni, di riflessioni che rimontano al periodo della Prima Guerra Mondiale. Quindi bisogna leggersi tutto quello che noi troviamo naturalmente sia nei quaderni, nelle miscellane leniniste, sia nelle opere in russo, e vedere quindi se io mi fermo nel secondo volume alla rivoluzione di febbraio 17, tutto questo nucleo problematico, ossia concretamente noi come dobbiamo rompere lo Stato imperialista, borghese, capitalista, attraverso quali passaggi? Questa è una cosa tipica di Lenin. Gli altri ragionavano molto a maglie larghe, facendo anche sul piano, per esempio, delle analisi economiche. Si è un po' Pochi anni bloccato. prima, la Si è un po' Luxemburg. bloccato. Ah, vabbè, capita, sai com'è, Si è un insomma, po' c'è un bloccato po' dalle approcci. analisi economiche. No, Quando dico, dicevo, dicevi. sul piano delle analisi economiche ci sono teorici anche più versatili di Lenin in questo periodo, Luxemburg, Hilferding, lo stesso Bukharin. Lenin però si distingue perché si pone sempre il problema di come fare le cose. Non so, questi processi lui non li dà mai per scontati, ossia il contesto è questo, ma noi cosa dobbiamo fare? Come organizzare il momento della rottura rivoluzionaria? Come aggregare diciamo, i segmenti sociali interessati a farlo? Quali forme concretamente dovrà prendere la dittatura del proletariato? Non appena, perché Lenin dà sempre per scontato che qualsiasi frattura rivoluzionaria provocherà una reazione formidabile da parte delle forze sociali interessate a mantenere lo status quo. Quindi lui si pone sempre il momento della violenza, della forza politica, dell'organizzazione, della violenza organizzata per l'esercizio di questa rottura rivoluzionaria. A noi sono cose che sembrano naturali, ma anche lui non è che ci arriva subito. Altra cosa che nel leninismo si vede fin da subito, non c'è teoria che non si esprima in una forma pratica, e teoria e pratica insieme vogliono dire organizzazione. La teoria pone problemi pratici, la pratica si traduce in teoria, noi dobbiamo trovare la forma organizzativa in cui passare al momento successivo, una sorta di perenne ricalcolo. Per esempio, ci sono momenti del leninismo, naturalmente, che noi abbiamo più presenti. Uno sicuramente è Stato e Rivoluzione, questo libello. Tra l'altro, io l'unico volume, l'unico testo leniniano che io non cito dall'edizione
dall'edizione di Rinascita delle opere complete, ma dall'edizione curata da Vittorio Strada, perché di cui consiglio molto anche l'introduzione di Strada che inserisce questo, che non appare neanche tanto datata. Io su certe conclusioni non sono d'accordo, naturalmente considero Strada, ahimè, i miei maestri, quelli che io considero tali, sono tutti o erano tutti agli antipodi ideologici rispetto a me, non per questo cessano di essere miei maestri. Il che fare io l'ho citato da questa bellissima edizione. Noi l'abbiamo ben presente, soprattutto nei suoi aspetti elitari, rivoluzionario di professione, il dirigismo, l'idea che la coscienza di classe debba provenire al proletariato dall'esterno. In realtà lui per esterno intende sì il partito, la falange di rivoluzione di professione, intende anche un ciclo più esterno di lotte da fare al di fuori della fabbrica, ma insomma abbiamo meno presenti altri momenti del leninismo. Per esempio, lui durante, questo purtroppo lo tratto nel secondo volume, che non è quello che sta uscendo ora, durante la rivoluzione del 5, Lenin è uno dei leader che più si spendono perché il partito assuma una dimensione di massa, perché si apra. Lui dice: fate entrare i giovani, anche se dicono fesserie, chi se ne importa, li correggeremo. Se staranno con noi ne diranno sicuramente meno che se si mettono con gli altri. Quindi aprirsi, un partito a maglie più larghe, cambiare la forma di militanza a seconda del momento storico, cambiano le forme dell'azione politica. La mia non vuole essere, qui concludo, non vuole, anzi, voglio concludere con una cosa. Quando si scrive un libro bisogna sempre avere ben chiaro per chi lo si sta scrivendo. Come quando scrissi la storia della letteratura russa, avevo ben chiaro quello che ero io da studente, il libro che era mancato a me come studente. E diciamo, su quello mi sono un po' orientato. Qui io mi sono posto il problema: per chi lo sto scrivendo? Per l'accademia? Per i professori universitari? O per quei giovani che oggi si accostano alla politica, si desiderano confusamente poter cambiare qualcosa, potersi aggregare, poter dire la loro, e si chiedono come questo possa essere fatto, ossia, diciamo, grosso modo, le nuove i nuovi militanti, i militanti di qualcosa di nuovo che probabilmente io non vedrò neanche nelle sue forme compiute, perché non tanto, non perché pensi di morire domani, ma perché forse non ho la cultura che mi dà la possibilità di capirlo. Io penso sempre, se un giacobino, io che vengo dal marxismo, vengo dalla cultura del PC, da quella cultura vengo, da quella militanza, e non ho difficoltà a riconoscerlo, se un giacobino reduce dal periodo di Robespierre avesse visto il 40, la rivoluzione del 48, le prime forme di aggregazione operaia, avesse letto il manifesto di Marx e Engels, l'avrebbe capito, con la cultura giacobina, il culto della romanità rivoluzionaria, della virtù che aveva alle spalle. Probabilmente no, probabilmente no. Così, probabilmente io stesso mi passano accanto e non le vedo, cose in nuce che si stanno aggregando come delle galassie in formazione adesso. Quindi, per chi scrivere? Io mi sono chiesto, ma Lenin per chi scriveva? Scriveva per i militanti, che lui ha chiamato così come pensava di doverlo fare, magari sbagliando, era un'altra epoca, sono passate ere geologiche. Lui scrive, lui agisce per creare una figura di militante particolare. Tra l'altro, io parlo molto anche del suo entourage, ossia della figura del Corriere dell'Iskra, come si muovevano questi giovani, come erano organizzati, come scherzavano, i nomignoli che si davano, come organizzavano tutto l'ambaradan di portare le copie illegali in patria, i loro sogni, le loro speranze. Perché credo che Lenin, come una sorta di anteo, poggiasse i piedi, traesse forza da quella linfa. Lui ha chiamato alla vita quel tipo di militante, che non è più solo operaio e non è più solo intelligente, ma è qualcosa che ha il meglio degli uni e degli altri. Almeno lui se lo immaginava così e loro si percepivano così. Li ha chiamati alla vita, trae forza a sua volta da loro. Ecco,
Lui scriveva e agiva per loro, per i militanti, e i professori universitari li ha sempre voluti fuori dai piedi. Quindi io prima di tutto scrivo per coloro che sono sinceramente interessati a capire il come, non solo il cosa e non tanto anche il cosa, ma il come ci si aggrega, come ci si pongono i problemi dell'organizzazione, della traduzione, della pratica in politica, della lotta in teoria, questo perenne circolo del quale Lenin, anche quando sbagliava, io non do giudizi di valore da questo punto di vista, è un maestro incomparabile. Naturalmente un come che oggi prenderà forme diversissime e io non mi auguro neanche che porti a, ma, ha portato a quello a cui ha portato, perché avevamo a che fare con l'impero russo, con un impero, come ho detto all'inizio, funestato da secoli di una storia disumana. Oggi ci sono strumenti diversi per gestire queste contraddizioni, però io spero che questo mio contributo, vedete, quindi per chi scrivere per me è stato anche importante. Questo mi ha fatto venire genuinamente voglia di scrivere questo libro. A questo punto io mi taccio e se ci sono curiosità, domande, insulti, attendo a Restiamo piè fermo. sulle domande, fortunatamente non ci sono insulti. Allora, Raffaele Salomè chiede: buonasera, è possibile avere suggerimenti per leggere Lenin per chi sta appena iniziando? Ordine di lettura, edizioni con un buon apparato critico, eccetera. Si potrebbe iniziare dal tuo saggio e anche andare farci un'idea dalla Dunque, bibliografia? si sente un po' a scatti, Leonardo, non sento molto bene. Ok, intendo dire, si potrebbe iniziare dal tuo saggio? Mi sembra comunque. Ti ho sentito un po' a scatti, ho capito solo che mi si chiedevano suggerimenti su come approcciarsi alla lettura di per chi è appena iniziando, lettura edizioni con buon Sì. apparato critico, eccetera. Grazie. Benissimo, l'ho letto. Bene, torno a proporre questo saggio. Io inizierei da qui perché dal che fare curato da Vittorio Strada, poi c'è anche una bella, aspettate che però devo un attimo alzarmi per vedere, trovarla. Ho fatto crollare mezza biblioteca. C'è questa edizione, Lenin, le opere, degli editori riuniti, naturalmente questo è la costola, è totalmente fuori commercio, ma non è difficile da trovare in commercio, ed è ben curata, naturalmente un approccio molto anni 70, molto anni 70, ma con una buona prima antologia leniniana. Leggere Lenin in versione integrale anche solo in italiano è difficile perché tra l'altro il 90% dei suoi testi sono scritti in relazione a problemi concreti di cui lui si stava occupando in quel momento. Io tento proprio di fornire una guida alla lettura, diciamo, attraverso è uno degli scopi che mi pongo nella mia biografia. Mi soffermo sui nodi, anche proprio sulle sue opere principali, cercando di dare la chiave nella quale interpretarle, capire il perché di determinate scelte di Lenin. Un altro libro esaurito, vedete, io uso molte cose un po' arcaiche, ma sono quelli migliori. Questa è una collana curata dall'Elio Basso, straordinario studioso, per esempio, di Rosa Luxemburg. La collana si intitolava Il filo rosso del movimento operaio e questo è un volume che un'antologia degli scritti di Lenin e dei suoi amici nemici menscevichi sull'Iskra dal 1900 al 1905, con una bella introduzione sul periodo proprio dell'Iskra. Cioè, non consiglio le biografie attualmente
attualmente disponibili sul mercato italiano perché tendenzialmente sono un po' scandalistiche, e io la chiamo la i leninofagi. Cioè, in genere sono scritti per dimostrare che Lenin era cattivo, il che forse magari era pure vero, ma diciamo che è un aspetto che non mi interessa più di tanto. C'è una buona biografia di Robert Service in tre volumi, poi dopo lui ne fece un sunto in un volume solo più recentemente, però io consiglio soprattutto il primo e il secondo volume di quella vecchia in inglese, purtroppo si trova solo in inglese, degli anni 80, perché poi dopo anche Service si è un po', cioè la prima versione è molto migliore. Un libro sicuramente invecchiato, ma che secondo me vale sempre, è quello, forse l'esposizione in italiano più ordinata, naturalmente molto, diciamo, PCI style, però comunque molto lineare, fatta per gente magari di studi e di cultura di base non eccelsa, quindi magari per quadri di partito con una formazione di studi certamente non universitaria. Luciano Gruppi, che è stato un grande intellettuale del PC, ha avuto un merito in questo volume, anch'esso si può trovare facilmente, credo, di seconda mano, ha esposto i nodi fondamentali del pensiero di Lenin nella Vulgata un po' che poteva essere recepita negli anni 70, però è chiaro e si legge sicuramente bene. Ci sono poi opere uscite recentemente in lingua russa, faccio solo questo esempio. Questa è l'ultima biografia di Lenin uscita per una collana che tu sicuramente conosci, Leonardo, quella Žižn, La vita degli uomini illustri, no? Curata da Lev Danilkin, è una biografia orientata a un pubblico di massa, ma molto originale, molto ben curata, con uno stile anche avvincente, purtroppo in russo, ahimè, quindi uno se la deve Certo. sciroppare in quella lingua lì. Io forse in certi momenti a livello stilistico mi sono anche un po' ispirato a Danilkin perché per cercare di alleggerire anche nei punti dove non era necessario essere per forza così terribilmente pesanti, ecco, già abbastanza pesante di suo, in certi punti si può anche adottare un linguaggio un po' più, diciamo, da divulgazione. Ecco, questo se, naturalmente mai a scapito dei necessari momenti di approfondimento. Io mi sento di citare questi, naturalmente mi sono soffermato sul periodo del Lenin pre-rivoluzionario. Perché poi su Lenin rivoluzionario, vabbè, ma tra l'altro io non credo che scriverò mai, almeno non ne sono affatto certo, il terzo volume su Lenin rivoluzionario e post-rivoluzionario, perché mi sembra impossibile scrivere la biografia di un uomo che a quel punto si fonde in modo quasi totale con lo Stato da lui chiamato a vivere. Qui ci sono naturalmente libri come quello di Moshe Levin, che anche è molto datato, ma ancora bello, L'ultima battaglia di Lenin, e siamo in ambito, diciamo, un po' paratrotskista, però comunque un bel libro quello di Levin sull'ultimo Lenin, e naturalmente poi ci sono i classici di Edward Carr sulla storia della Russia sovietica, di Chamberlain sulla storia della rivoluzione russa. Io devo dire che tendenzialmente per le opere diciamo, consuntive privilegio quelle un po' datate, perché un tempo si naturalmente su molti documenti a loro erano inaccessibili, sono usciti dopo, bisogna tener conto anche della letteratura successiva, ma le opere, diciamo, consuntive erano fatte con più profondità, meno affrettate, con meno occhio, diciamo, anche al mercato, a queste cose. Quindi tendo a guardare sempre a cose fatte quando questi argomenti si prendevano anche molto più sul serio, tra l'altro, perché oggi, ahimè. Non so se adesso mi senti bene, ti ho messo un'altra domanda. Lenin ha trasformato il paradigma del marxismo in modo irreversibile. Comunque adesso ti sento, Leonardo. Ivi Perfetto. compresa l'arte della politica. Ma sì, direi proprio di sì. Ma, in realtà poi non è stato forse tanto lui a trasformarlo quanto la realtà delle cose, perché la vera rottura epistemica
È avvenuta nella realtà con la Prima Guerra Mondiale, quando i partiti socialisti europei, che fino a quel momento avevano predicato l'internazionalismo, vi ricordate, proletari di tutti i paesi, unitevi, votano i crediti di guerra e lanciano i proletari gli uni contro gli altri, da cui il celebre motto di Rosa Luxemburg: i leader dell'internazionale, della seconda internazionale, hanno emendato Marx. Adesso questo, il suo motto suona: proletari di tutti i paesi, unitevi in pace e scannatevi in guerra. Questa è stata la grande rottura dopo la quale, è chiaro, Lenin fino a quel momento si sentiva un membro della seconda internazionale, si rivolgeva a loro come arbitri delle questioni della rivoluzione, del movimento operaio russo. Sapeva benissimo di essere una scheggia, diciamo, originale di quel movimento, ma si sentiva inserito in quell'alveo. Lui capisce nel 1914 che bisogna rompere anche sul piano della teoria, della pratica, perché la rottura è avvenuta nel mondo, nella pratica. Dopodiché Lenin lascia anche molto di non fatto, per esempio quella che è secondo me la grande debolezza del marxismo, sia ottocentesco che primo novecentesco, e qui Lenin non fa eccezione, è la mancanza di una vera e propria teoria dello Stato. Questi credevano tutti che con l'avvento del socialismo lo Stato sarebbe sparito. E l'unica differenza fra Lenin e gli altri era che Lenin, e su questo io mi soffermo molto nel secondo volume, studia in modo approfondito i mezzi concreti con cui distruggere lo Stato borghese, e le forme transitorie di statalità a termine, potremmo dire la cosiddetta dittatura del proletariato, come costruirla concretamente, della forma transitoria verso il socialismo, mentre per esempio a Luxemburg o Bukharin pensavano che si sarebbe saltati nell'anarchia quasi di default. Qui manca, e purtroppo il fatto è che tutti costoro si basavano su delle inequivocabili affermazioni di Marx ed Engels, che proprio in questa direzione portavano: lo Stato è strumento di dominio di classe, ergo, quando non ci saranno più le classi, non ci sarà più Stato. La mancanza di una teoria dello Stato che possa funzionare, essere calata nella realtà con tutti i suoi adattamenti del caso, come poteva essere quella di Montesquieu o quella di Rousseau ai tempi loro, per la fondazione dello Stato sovietico è un limite drammatico, drammatico, ed è un limite teorico a cui poi il nostro Gramsci, con le profondissime riflessioni dei suoi quaderni, a cui tenterà di dare risposta. Tenterà di colmare questa lacuna. Questo avverrà in un periodo naturalmente molto successivo. Ti ho evidenziato un'altra domanda da parte di Andrea Peruca, che tra l'altro è uno dei fondatori del progetto Samizdat Newsletter. Sono molto in gamba e stanno facendo un bel lavoro su Instagram. Quindi ti ho. Se vuoi, te la leggo. No, no, la leggo, Quindi, l'ho visto, l'ho visto, l'ho ripeto. perfetto. Il testamento di Lenin, certo, e quando si comincia a guastare. Questa è una questione relativa al periodo post-rivoluzionario, dove diventa anche più importante, naturalmente. In realtà i rapporti fra Lenin e Stalin nel periodo pre-rivoluzionario sono sempre molto buoni. Lenin si serviva di lui come di un ottimo pratico, tra l'altro un esperto assassino e tagliagole di quelli che durante la rivoluzione del 1900, un bandito fondamentalmente, di cui quelli che durante la rivoluzione del 1905-7 organizzano i reparti d'assalto del partito bolscevico, cioè l'aspetto proprio militare, tecnico-militare e terroristico, anche per racimolare i fondi che al partito servivano. Quando entra in crisi il loro rapporto, io con questo non voglio denigrare Stalin, non mi interessa farlo. Lui certamente viene da un background di persone abituate a questo tipo di conflitti, a questo tipo anche di visione della politica. Un compito polemologico lo chiamerei, sia la politica come militanza anche armata, che tra l'altro sarà un'arma fondamentale per Stalin per entrare in sintonia
cui reparti dell'Armata Rossa smobilitati, che poi diventeranno il nerbo della società sovietica, del management, della politica, tutta gente che ragionava in termini militari, perché la politica l'avevano imparato a fare in quel modo. Lui, avendo fatto il bandolero durante il 1906, sapeva benissimo che tipo di mentalità avevano, anche perché veniva da un background molto modesto, quindi sapeva come prendere. Quando si io sul testamento di Lenin sono questioni che ho studiato, devo dire, ancora non a fondo, perché non sono arrivato a malapena al 17, quindi ci sono versioni della cosa secondo cui potrebbe essere anche un falso, a dire la verità. Creato negli ambienti intorno alla Nadezhda Krupskaya, in un momento in cui tutto comunque viene malato, tutto passava attraverso le sue mani. La Krupskaya aveva seri momenti di attrito con Stalin, era molto legata a Zinoviev, a questa vecchia guardia. La cosa che Lenin non riesce a capire, cioè, a parte l'autenticità o meno del testamento di Lenin, la cosa che Lenin alla fine, per suoi limiti probabilmente anche di formazione, non riesce a capire, oltretutto era malato, stanco, molto provato, è che lo Stato Partito Sovietico si sta costruendo come una congerie di, come dire, patronati, di signorie con forme di patronaggio individuale, e a questo non sfugge nessuno, eh? Non sfugge nessuno. Trotsky, per esempio, ce le aveva all'interno dell'esercito, che lui guiderà ancora per diversi anni. Gli altri li avevano in vari altri gangli della società, del partito, dello Stato. Questo modo di condurre la politica è molto lontano da come Lenin se l'era sempre immaginata. Il partito-stato diviene una sorta di piramide di patronaggi incrociati, di forme di fedeltà ad hominem. Questa cosa è veramente il cruccio dell'ultimo Lenin. Lui lo vede come un proliferare di burocrazia che si impone sul controllo operaio. E anche così, in poche parole, si può dire anche in questo modo, ma sono processi che probabilmente avevano un carattere irreversibile in un paese arretrato, con quel tipo di statalità pregressa alle spalle, e che si trova isolato nel mondo, perché poi la famosa rivoluzione diciamo multifase che Lenin aveva previsto, non ha luogo, almeno non ha luogo lì in quel momento. Ci sarà poi un'espansione, naturalmente, nel terzo mondo dei movimenti rivoluzionari, ma avverrà dopo, secondo altre forme. Non so se ho risposto Ti guido con le altre domande. se l'amico e collega di Samizdat vuole sapere meglio cosa ne penso del fenomeno Stalin, l'anno scorso io e due miei amici e compagni abbiamo edito per le edizioni Clichy un volumetto dove c'è una piccola biografia di Stalin e una conversazione anche su quello che il fenomeno Stalin ha rappresentato e su quali sono le tendenze attuali, diciamo, secondo me, più fertili per capirne la tipologia. C'è una domanda di Ma anche Marco lui c'era Caradosso solo, lo vedo. che è ineludibile, per cui questa, e poi ne abbiamo un'ultima e chiudiamo. Guido, complimenti per la tua esposizione, grazie Marco. Vorrei chiederti, si fa quel che si può, vorrei chiederti qualcosa in merito al magnetismo di Lenin, cioè la sua straordinaria capacità di convincere a cambiare, così di lui dice Gorky. Pensi che questa caratteristica abbia fatto differenza rispetto ai contendenti nella sua ascesa politica? Lenin aveva a che fare con concorrenti dotati anche loro, insomma, di una carica magnetica non indifferente. Penso alla già più volte citata Rosa Luxemburg, con la quale Lenin ha incrociato le armi più volte, anche se invece in alcuni casi facevano lobby insieme ai congressi dell'internazionale. È un aspetto umano. Io penso che Lenin avesse delle forme che si possono definire, se mi si passa il termine, di tipo anche un po' maniacale. È anche probabile che una persona non condanni se stesso e tutti i propri
cari a una vita come quella che lui ha fatto fino al 1917, che se non ci fosse stata la rivoluzione lo avrebbe condannato a diventare una specie di maniaco da biblioteca di questi un po' toccati che scrivono, leggono, organizzano, fanno. Se non ci avesse creduto profondamente, a volte anche in modo estremo, veramente una psicologia estrema per tanti versi, che negli anni rafforza sempre di più gli aspetti ascetici, aspetti anche di intolleranza nei confronti di tutta una serie di caratteristiche umane, di debolezze umane, anche nella sua cerchia più immediata. Lui è capace di trattare molto male una persona da lui molto amata, con cui forse ebbe anche rapporto di tenera amicizia come Inés Arman, quando l'Arman non si comporta come vuole lui. Io non sono sicuro che Lenin, soprattutto nelle fasi, diciamo, del Lenin maturo, fosse una persona simpatica con la quale avere a che fare, assolutamente. Mentre il Lenin giovane, come vedrà chi leggerà la mia biografia, aveva anche caratteristiche, mi si passi il termine, anche a volte di cazzonaggine giovanile, che lo rendono simpatico e che tra l'altro gli consentivano di essere molto sulla lunghezza d'onda di tutti questi buffi giovani che rischiavano spesso la galera e la Siberia per portare in giro gli scritti dell'Iskra. Io li ho paragonati alla compagnia di Frodo Baggins, che spesso viene riferita, no? Il Signore degli Anelli alla cultura di destra, ma a me devo dire che questi ragazzi dell'Iskra che lottano contro i gendarmi ricordano molto Frodo e i suoi contro i Nazgûl e contro la terra di Mordor. È una personalità complessa, sfaccettata, un uomo per esempio che non aveva nessun problema ad affrontare anche situazioni di pericolo estremo. C'è una cosa che racconto, purtroppo anche questa nel secondo volume, il suo modo di fuggire dalla persecuzione dei gendarmi zaristi attraverso i fiordi e le isole questi fiordi ghiacciati in Finlandia a piedi, rischiando di finire sott'acqua alla fine del 1907. Era un uomo di grande vigore, di grande coraggio e dalle convinzioni granitiche. Simpatico, questo, come si dice in russo, na lyubitelya. Ecco, diciamo che ci sono nella storia del movimento operaio sicuramente figure più morbide di lui. Allora, io mi scuso con tutti i partecipanti, ma abbiamo un programma serratissimo. Mi sono rimaste Come indietro, c'è cioè qualche indietro, qualche domanda che magari, alla quale magari Guido potrà rispondere con qualche piccolo commento. Ad esempio, c'è appunto Davide Cacciatore che chiedeva della figura di Lenin nell'immaginario collettivo, però mi trovo a dover chiudere qui. Esatto, la domanda aprirebbe ad un festival a parte per rispondere. Io invece ci tengo a ringraziare innanzitutto Guido per il grande contributo, anche questa volta molto interessante, che ci ha portato. grazie a te di avermi invitato. Tra l'altro il saggetto su Stalin l'abbiamo presentato l'anno scorso, per le edizioni Cliché, ed è molto interessante, quindi poi hai fatto bene a ricordarlo, non abbiamo qui l'immagine, però insomma possono andarlo a trovare. E ringrazio tutte le persone che ancora si sono collegate e hanno seguito con molto interesse, più di 100 persone abbiamo Fa molto coinvolto. piacere. Per cui io veramente ti mando un grande abbraccio, resistiamo un po' tutti in questo periodo complicato, e chiaramente poi programmeremo anche altre attività, perché ahimè sarà una roba che ci porteremo per un pochettino di tempo. Io ti confesso che ormai a fare queste riunioni seduto in casa mia in pigiama mi sento un po' come il fratello di Saul Goodman, presenti Chuck che sta in casa chiuso con la copertina. Speriamo di uscirne il prima possibile perché non vorrei finire Assolutamente. come lui. No, no, assolutamente. Questo è l'augurio per tutti noi, chiaramente, chiaramente. Carissimo, Grazie a tutti. grazie a Grazie te, Guido. A grazie a tutti. presto. Grazie, buonasera a tutti. Ci ricolleghiamo alle 18:30 per la presentazione di Miti e contro Miti,
un saggio storico di Vladimir Bilinski. Grazie, a tra poco.